Benvenuti e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Air Gold e Soul Silver in italiano. Allora, come vedete dietro di me c'è uno Zubat, che è il nuovo Pokémon che ho catturato. Adesso sono andato un po' avanti, l'ho chiamato Acrobat-A, pratica acrobata, e Crobat è sottolineato, cioè in maiuscolo. Poi c'ho in squadra, oltre a Totodile, c'ho un Pokémon che vedremo più in là, e un Merip. Che al momento ho questi tre che vedremo. Merif non lo vedremo spesso, lo allenerò soltanto, ma lo vedremo poco. Invece Zubat lo vedremo molto molto spesso, penso che farà abbastanza scena in squadra. Allora, gli allenatori io l'ho battuti. Questi qui. Questa ragazza non è un allenatore, questo qui è un allenatore. Qui volevo vedere se c'erano degli strumenti. No. Possiamo andare avanti. Ora vediamo. Dove ho catturato Zubat, vi faccio vedere dove ho catturato Merip. Ora li salto un po' i selvatici. Allora, qui dentro si catturano Geodude e Zubat. Geodude già li ho catturati. Cioè, uno me ne serviva. Poi qui prendiamo una pozione. Dopodiché qui si può prendere una Gicocca. Gicocca nera che non. Vabbè, poi vedremo più in là con le Gicocche. Qui si prende una Pokéball. Sì, bene, qui un altro allenatore battuto. Qui incontrerete più che altro Bellsprout. Infatti, io vi consiglio di, se ne volete uno in squadra, lo catturate. E poi vi consiglio di catturarne un altro. Adesso vediamo anche il perché di questa seconda cattura. Bene. Ok, andiamo avanti. Allora, io qui già ci sono passato, però qui, fermandovi proprio qui, arriverà Soul, cioè Cetra come Cristo si chiama, che vi fermerà e vi darà il registradati. Il registradati a cosa serve? Serve a registrare le battaglie Wi-Fi e le battaglie del Parco Lotta. Bene, ci troviamo a Violavoli, Poké Center. In questa casa. Il secondo che avete catturato di Bellsprout, parlando con questo ragazzino, vi darà un Onix che sarà dello stesso livello del vostro Bellsprout e si chiamerà Roccio. Avrà una bacca chi, già gliel'ho tolta. Le mosse sono fangate, azione rafforzatore, lega tutto. E le statistiche, vabbè, dipende dal livello. Io non lo userò, lo tenevo qui in squadra soltanto per farvelo vedere, dopo lo tolgo. Bene, poi c'è la scuola, per andarci ci voglio andare in un altro metodo, basta parlare con questo giovine. Giovine, hai battuto il capopalestra? No, davvero, ma non hai ancora studiato, seguimi. Ora lo seguiremo, questo cicciobombolo che rolleggia in pratica, che rulla come lo volete dire. Ok, ci aspetta dentro, andiamo dentro. Vabbè, questo qui non dicono niente. Fammi andare a vedere che dice il capo. Diciamo di sì, va. Non voglio sapere più niente. Ma non penso che daranno qualcosa. Crea gruppo? No, mi interessa. Bene, qui create un gruppo che non c'ho idea a cosa serva. Ma voi createlo lo stesso. Qui c'è uno spaccaroccia che credo porti. Sì, ci sarà uno strumento nascosto lì. Lo vedremo quando avremo spaccaroccia. La palestra che al momento non è accessibile, cioè ci possiamo entrare ma non possiamo andare a battere il capopalestra. Poi c'è il Pokémarket. Poi qui davanti c'è il percorso ancora non accessibile. Andiamolo a vedere. Prendiamo la Gigocca arancione.
No, gialla. Gialla, sono daltonico, vabbè, ci volete fare. Io vado avanti. Qui non si può andare. Qui catturerete Merip in quest'erba. Qui se vi fermerà il capo lì. Il capo dei capi. Vi ferma. Qui si va per la città dei numeri. No, che cazzo. Le rovine d'Alfa con le città dei numeri. Questa stanzetta servirà per Archias, che poi andremo a vedere un po' più in là. Ora fa un giro. Entro qui dentro perché dobbiamo fare il puzzle. Voi non lo state vedendo, comunque. Cercherò di farlo subito, subito. No, è sbagliato. Ah, non posso spostare quel pezzo. Ma non succede un cavolo. Non lo so, ma mi sa. Ad essere fatto bene è impossibile che è fatto bene. Ma non lo so perché non mi fa spostare gli altri pezzi. Ma usciamoci, sì. Ci sta chiamando Fab, che non so chi sia. Qui per uscire una parola. Comunque, qui stanno le rovine. Paio di case, non si può andare lì. Con Surf si va da quella parte. Oppure con Spaccaroccia, forse. Sì, andando di qua con Spaccaroccia si può andare. Poi possiamo uscire invece da quella parte, possiamo uscire anche da questa. Vediamo se il nonnino ci dà qualcosa. Ah, invece da questa parte, se vedete attentamente, c'è quest'albero che dovrebbe essere, come ben sapete tutti, sudovuto. Ma è cosa che approfondiremo tra molte parti. E dico molte. Benissimo, giro turistico. Più che altro terminato. Adesso andiamo davanti al posto che visiteremo la prossima volta. Allora vi dico subito, questa è la Torre Sprout. Non ci entro. La Torre Sprout sarà nella prossima. In pratica batto anche il capo palestra, perché non gli allenatori della Torre Sprout li batterò direttamente io, tranne il capo, quello lì, l'ultimo, il saggio. Quelli del... il resto li batto io fuori dal video, così mi alleno anche. Così salvo il gioco. Quindi vi ricordo a tutti di salvare ogni tanto perché potrebbe frizzare il gioco, cioè bloccarsi. Bene, questa parte è terminata. Mi raccomando, votate, commentate, iscrivetevi. Voglio chiedere una cosa che vi riguarda a voi quanto me. Se a voi le parti come vi va bene così a velocità normale oppure le volete a velocità doppia, ditemelo sotto, la maggioranza vince e quella farò, quella scelta utilizzerò. Bene, ora è davvero tutto, ciao a tutti.